Bella domanda. No, per il momento abbiamo fatto questa iscrizione e siamo contenti di averla fatta e di essere riusciti a fare questa iscrizione. Adesso ci sarà un programma per quanto riguarda la società e in breve sarà anche comunicato. Sindaco, lei ci sta mettendo la faccia in questo nuovo cammino che si sta cercando di intraprendere. Le faccio la stessa domanda: quale futuro c'è per il Biceglie Calcio? Già un passo importante è stato compiuto, quello dell'iscrizione al campionato. No, siamo stati promossi in Serie D, diciamo che questa è come la vittoria di un campionato per quanto mi riguarda, perché abbiamo fatto un miracolo in questo momento grazie alla collaborazione di alcuni politici biciclisti, di alcuni consiglieri comunali. Soprattutto voglio ringraziare in modo specifico il dottor Galantino, Mimmo Galantino, che ha fatto uno sforzo molto molto importante mettendoci la faccia e non solo quella. E insieme a un contributo dell'assessore Ruggeri, del consigliere Gianni Casella, insomma, ognuno ha fatto la sua parte e alla fine abbiamo tirato le somme portando un'iscrizione che ci salva dalla cancellazione del calcio a Biceglie, quindi tutte le polemiche se ne vanno via. Ricordo 10 anni fa, la mia avventura di sindaco è cominciata 10 anni fa e ricordo con molta angoscia quel momento in cui, appena diventato sindaco, gli allora dirigenti del Biceglie mi portarono le carte del Biceglie sulla scrivania dicendo: non abbiamo più soldi, abbandoniamo. Dissi: ma giusto che arrivo io adesso, sono il figlio del calciatore che ha più presenze, non datemi questa disgrazia di cancellare il calcio in questo momento. E da quel momento in poi il Biceglie, il decimo anno che io sono sindaco, è diventato una creatura che comunque punta sull'amministrazione comunale, che naturalmente si è alleggerita di questa responsabilità durante i 4 anni di presidenza canonico, con grandissimi risultati. Ma non dimentichiamo che anche prima Biceglie ha raggiunto i playoff dell'eccellenza l'anno prima di Canonico con Mimmo Galantino presidente. Non dimentichiamo che ancora oggi siamo in Serie D e lo siamo grazie alla forza di questa città. Quindi tante critiche ogni volta, significa che bisogna dire grazie al presidente Canonico per quello che ha fatto, grazie perché ci ha regalato 4 anni chiaramente di straordinaria intensità emotiva con risultati straordinari. Però il calcio rimane a Biceglie, altre piazze molto più ricche della nostra, dove non ci sono solo le polemiche e le proteste, ma ci sono soldi belli, freschi e contanti. Non hanno iscritto le squadre nelle loro categorie. Biceglie, che quest'anno fa la sua parte, devo dire, grazie. Qualche volta si parla male della politica, devo dire che non è tanto per il sottoscritto, che fa sempre la parte del sindaco, ma anche altri politici hanno dato un piccolo, che in questo momento deve essere considerato un grande contributo, perché togliere i soldi alle famiglie per dare un sogno ai tifosi non è una cosa facile di questi tempi. Però sono contento di alimentare questa speranza e adesso il compito di, naturalmente, di creare l'ambiente sereno per far un campionato che sia dignitoso. Poi non si sa mai, la vita è fatta sempre di sorprese. Il sottoscritto, quando divento sindaco, ricorda sempre che doveva durare 6 mesi, sono 10 anni e rischia di essere il sindaco che dura di più nella storia di Biceglie. Quindi anche quest'anno il campionato parte in sordina, però può darsi pure che qualcuno si voglia divertire, voglia puntare sui giovani di Biceglie, che voglia creare l'humus giusto, un ambiente sano, dove non ci sono fatti di cronaca negativi, non si sono registrati episodi di calcio scommesse, c'è un'amministrazione solidissima e serissima. Beh, ci sono le condizioni per fare bene. In bocca al lupo al Biceglie e festeggiamo quella che per me è una nuova promozione in Serie D. Come mi state